buonasera, benvenuti a Castelitaldi per chi non ci abita, per quelli che ci abitano va bene uguale. E questa sera nel programma del Paglio sono previsti i giochi medievali e l'arrivo dell'ospite importante della nostra manifestazione, Lucrezia Borgia. Siamo pronti, gli arcieri stanno decidendo un attimo su che frecce mettere nei loro archi e comunque appena tocca a loro avranno deciso. Vedo un bel pubblico, vi ricordo in anticipo che se dovesse venir voglia a qualcuno di applaudire può farlo liberamente, non costa nulla. Per cui quando non era per me, era per i signori che stanno per arrivare. Allora diamo inizio a questa serata che non è la prima, avrete visto le serate precedenti, abbiamo fatto discoteca, abbiamo fatto cover, ieri sera era pieno con la cover di Vasco Rossi, in settimana ce ne avremo altre, domani sera il mini Paglio e questa sera possiamo iniziare. Ci eravamo messi d'accordo e quando dicevo così uscivano. Possiamo iniziare? Mi dicono che non si era capito bene, avevo detto e ripeto che possiamo iniziare, l'applauso è per voi, per cui scendete, adesso che sto caldi. Bene, iniziamo, vedo che il corteo si sta muovendo, con calma, prego. Entrate, io annuncerò chi siete. Allora signori, apre questa piccolissima sfilata, perché è la sfilata più importante, più grande, non dico più bella perché già cominciamo molto bene, però quella ci sarà la sera del Paglio. Questa sera è una mini sfilata e apre la sfilata il sindaco di Castelitaldi e il suo vice. Madonna Elisa e Messer Ezio. Sì.
Non vedo le mani muoversi su in fondo, eh? Sono le luci che me lo fanno. Adesso va meglio, grazie. Allora, intanto che prende posto il nostro sindaco Messer Elisa e il suo cavaliere Messer Ezio, però per Elisa è Madonna Elisa. Abbiamo, come tutti gli anni, fatto un'accurata ricerca, non nel comune di Castelricaldi, perché per scelta 40 anni fa fu deciso che Lucrezia doveva essere al di fuori del comune in tutti i sensi, proprio territorialmente, ma anche per quanto riguarda la bellezza. Signori, ecco, entra ora in piazza Madonna Lucrezia e il suo cavaliere. È bello vedere quando ragazze che non hanno più 10 anni, ma ce n'hanno più di 18, entrano in piazza e si vede che sono molto emozionati. Molto bello che ancora questo, in un periodo non tanto bello, ci sia. Eccola qua, Madonna Lucrezia e il suo accompagnatore. Cari cavaliere, mi hanno fornito le generalità. Ho provato a chiederle, ma non faccio più effetto. Bene, ed ora iniziamo con i rappresentanti dei rioni che disputeranno la 34esima edizione del Palio del Fantasma. Entreranno nell'ordine inverso a quello in cui sono arrivati l'anno scorso, e io da brunese purtroppo devo annunciarvi che l'ultimo classificato della scorsa edizione è stato il mio rione, è la Bruna. Bello, bello applauso a tutti, tutti. Bene, abbiamo deciso di fare questa sfilata senza i pali, senza tanti fronzoli, proprio per lasciare spazio ai giochi, e vedo che il gonfalone della Bruna e la dama e il cavaliere hanno raggiunto la loro postazione, ed ora preparatevi ad un grande applauso. Entra in piazza il rione che ha vinto il maggior numero di pali, Mercatello! Però hanno vinto 10 pali! Allora vedo che anche Mercatello raggiunge il palco dei figuranti ed ora si appresta ad entrare in piazza il gruppo che rappresenta Castel San Giovanni. Bellissima dama,
anche che San Giovanni è indigena, questa non l'abbiamo trovata fuori. Allora la foto fatta da Messer Manna Pietro, che molto spesso chiamo Domenico ma sbaglio con il figlio. Pronti? Ci siamo? È ora la volta del capoluogo del nostro comune, Castel Ritaldi. Bene, mi mancano un paio di cose, due gonfaloni, due pali di questa edizione, qualcuno sa dove sono andati a finire? Il palio 2024 e il mini palio 2024, non li vedo, l'avevo assegnato a qualcuno un po' di tempo fa, nel senso un'ora, due. Bene, signori, l'anno scorso, dopo diversi anni, il palio è stato vinto dalla frazione Orione, chiamatelo come volete, più alta dal punto di vista geografico del nostro comune, e è Colle del Marchese. E siccome è l'ultimo vincitore di palio, hanno autorizzato Colle del Marchese a sfilare con il palio dell'anno scorso. Allora, non sento applausi su, è invidia? Colle del Marchese. Se in serata qualcuno mi porta il palio 2024 e il mini palio, ve lo faremo vedere. Grazie, potete accomodarvi. Allora, qualcuno dei rioni mi dice con cosa iniziamo questi giochi medievali? Chi è che mi dice con quale gioco iniziamo? C'è il tiro con l'arco, Giulio mi dice tiro con l'arco, come funziona Giulio? Non so. Allora, il tiro con l'arco, ma non detto che devo fare io. Cioè, qualcuno si metterà qui, tirerà nei bersagli e chi fa il punteggio migliore si aggiudicherà questa gara. Vi ricordo che il vincitore dei giochi medievali riceverà un jolly che potrà sfruttare nella gara del palio sabato